Ok. Sono tornato, ragazzi. È stato mi sa un problema momentaneo. Vorrei essere tornato. Non mi piace come che sta succedendo, vi dico la verità. Sì. Si è recuperato pure la chat, per fortuna. Ok, scusate, c'è stato un problema. Non so di che natura. Comunque mi ha segnalato OBS che non ero più, avevo più accesso alla stream. Non so. Sì, non so che cazzo sta succedendo, ma boh, speriamo bene, ragazzi. Sono bene. Ricordate di abbonarvi col Prime oppure senza Prime, fate un po' voi. Dizzo, con i soldi dello stipendio, investi su di me. E piuttosto che sui canali che fanno sensazionalismo, che fanno e che non creano una discussione aperta e sensata, come provo a farlo io. Mi raccomando. Beh, due stipendi, soldi da daddy quarantenne, vestiti da me, che devo fare qualcosa, sto qua 2 ore. Vabbè, lo faccio con piacere, lo sapete. Sarò un po' ignorante io, ma la finanza fa schifo, i prestiti e le rateizzazioni avranno sostenuto le famiglie alle grandi opere, ma il meccanismo del debito degli investimenti legati alle borse che entrano e escono sono gravosi, sono completamente d'accordo. E infatti siamo d'accordo, esatto, la finanza speculativa che fa schifo non tanto il capitalismo in sé, cioè, ma allora io in realtà, sai, secondo me più il problema del capitalismo è più un discorso sociale, ragazzi, cioè, ma parliamo veramente, ma voi lavorate, cioè, almeno Tad qua già lavora, anche Dizzo già lavora da un po'. La smetto. Comunque, Dizzo, se te la prendi questa battuta, dillo che non le faccio. Però penso ci sarà abituato perché tanto è una cosa diffusa per noi giovinastri. Alex non lavora, io non lavoro, ma è come se avessi lavorato. Nel senso che, anzi, pure peggio, mi sono fatto un culo a strisce per una laurea che i soldi, cioè, non mi tornerà mai indietro un cazzo se non poi quando andrò a lavorare. Poi non ho fatto lavoro diretto, non ho avuto contatto diretto con appunto ambienti lavorativi, però sono entrato in dinamiche che sono a tutti gli effetti lavorative, anzi senza essere neanche pagato. Secondo me il problema attuale del capitalismo è che in Italia, secondo me, non hai fatto stage? Io ho fatto, no, ho fatto perché gli stage si fanno, ma di solito in biennale, di solito in triennale puoi scegliere se fare un tirocinio, che poi di fatto si realizza come un progetto che devi implementare, o fare laboratorio, che è un progetto che devi implementare. Quindi non, cioè, a questo punto ho detto, vabbè, faccio direttamente quello, che tanto probabilmente faccio quello, senza che creo casini all'interno dell'Ateneo, già so, cioè no, non casini, vabbè, comunque. Devo seguire cose che non conosco bene e faccio direttamente quello che è di fatto un esame. E comunque, se tutto va bene, riesco pure a pubblicare quello che già l'ho detto, quello là che ho fatto per l'esame, per il progetto. Quindi, comunque, voglio dire, mi è andata bene in qualche modo. Però, sì, sto facendo il borsista, sto facendo il tutor, che poi in realtà non è il tutor, è quello che viene dopo il tutor, quindi una cosa tremenda, forse quello è un altro discorso. Comunque quello che voglio dire, secondo me, noi siamo in un paese, in un momento storico, siamo il paese che ha più ore di lavoro che fanno i lavoratori, che per quanto uno possa pensare, vabbè, molti faranno i furbetti, sì, però cioè, fino a un certo punto non ci credo che sono tutti i dipendenti statali che fanno i furbetti, cioè, ci sarà una parte, ma non credo alzerà così tanto la media rispetto appunto la media. Lavoriamo tantissimo, quindi essendo che lavoriamo tantissimo, probabilmente questa cosa possiamo speculare perché è aumentata, cioè probabilmente per reggere un'economia che sta crollando pian piano, del paese, che prima o poi tanto crollerà, perché tanto Mario Draghi ormai non ci sta più e io ci speravo che Draghi continuasse a stare per risolvere un pochino le cose, ma intanto ora vedremo con la Meloni che esplode tutto. Comunque fatto sta, lavoriamo tantissimo. Non abbiamo un cazzo di stipendio a riguardo, cioè abbiamo molti pochi soldi, non abbiamo tempo per goderci quei pochi soldi in più che riusciamo ad avere. Non riusciamo a sviluppare hobby o comunque altre passioni, o comunque anche se ce l'abbiamo, spesso le mettiamo da parte
per poter uscire magari da quel lavoro che magari forse dopo un po', molto spesso la gente si accorge che non è che gli piace poi così tanto, o almeno quell'ambito lì potrebbe variare, però è più difficile perché poi se lo fai, magari c'hai una figlia oppure c'hai tua moglie, o cazzo, poi devi spostare sta cosa, è un casino, ci metti anni a riprenderti economicamente, cioè, e spesso non sai neanche se sei soddisfatto, è un po' un salto nel buio. Poi, per quanto uno può essere della filosofia che magari è meglio sempre buttarsi, eh sì, ho capito, però se poi butti tre sfracelli a terra non è proprio il massimo. Quindi, noi viviamo in un momento storico in cui non ha. Cioè, diciamo la verità, con tutto il capitalismo è sicuramente la forma di economia, politica, idea, sociale che fino adesso ha funzionato meglio, non è un granché. Cioè, secondo me, anche solo per questo motivo qui. Possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che, ripeto, forma migliore è tutto, ma alla fine quelli che riescono a viverne bene di questa roba qui sono pochissimi. Ci sono, però sono pochissimi. Cioè chi ha i soldi oppure chi fa, cioè, per fortuna un certo tipo di lavoro che 8 ore stampi il cartellino, firmi il cartellino, no, passi il cartellino, te ne vai. Ma sono pochi. Good evening, sir. Hi, evening. CDF, are you from where? E quindi questo. Cioè, anche solo per questo motivo qui il capitalismo è da buttare, secondo me. Tranquillo, sono abituato ad essere boomer di Twitch. No, no, no. Di zone, tranquillo. No, non lo sei, non lo sei. Comunque siamo. Non sei un boomer, secondo me, cioè. Per come ragioni, per come ti sei espresso nel tempo, per il fatto che cioè, prima mi hai mandato un video dopo che mi hai detto: ah, aspetta, manco ho fatto una richiesta, me ne mando te di spontanea volontà, cioè una cosa che già da una persona normale non mi aspetto, cioè figurati da una persona boomer, no, scherzo. Però comunque c'è, cioè, tranquillo, secondo me non lo so. Però anche se forse ti piace, è una cosa pure affettuosa che ti dico. Comunque siamo al 20 ottobre, io sono in maglietta con la finestra aperta, zii, io sto nello stesso modo, e sto a Roma, qui, figurati. Tu stai in Sicilia e dici, vabbè, dai, in Sicilia, invece no, io sto a Roma, probabilmente a nord più o meno sarà così anche. Io un paio di mesetti in ufficio, sento gli uccellini, mai successo senti gli uccellini a quest'ora in ottobre. Io un paio di mesetti in ufficio ce l'ho passato grazie alla scuola, ok? Quindi hai fatto qualcosa, possiamo dire che sei un lavoratore pure. Da me si sta abbastanza bene, guardiamo il lato positivo. Si posticipa l'accensione del riscaldamento, che con questa crisi del gas può farci detto che è bene. D'accordissimo. Se non fosse che non è normale che c'è questo clima qui. Almeno da me, cioè. Momento storico in cui cerchiamo certezze, non ne abbiamo, appunto. Ah, certo, sotto questo punto di vista è perfetto, esatto, né condizionatore né riscaldamento, solo che nel 20 ottobre mi pare sia perfetto. Hai riassunto quello che ho detto. Non è normale che fa sto caldo, vabbè, che dire. Che poi l'anno scorso, ironicamente, faceva molto più freddo, cioè faceva. Ok, perfetto. Allora, sta partendo sempre quello là del cellulare, quindi ci sono due le alternative. O qualcuno mi entra nel cellulare, oppure boh, c'è qualcosa di strano. Facciamo così, proviamo a fare così, tanto non lo sto usando. Lo spengo momentaneamente. Vediamo. Vabbè. No, c'è qualcosa che non va però, vi dico la verità, mi pare strano. Speriamo bene che nessuno mi è entrato. Nessuno aperto. Ah. Devo controllare un attimo gli account per sicurezza, ragazzi.
What is a wife? Vabbè, boh. What is a wife? Bello, come... è domanda su cuore, incredibile. Così mi è andato tutto a posto, quindi speriamo bene. Ah, aspettate, continuiamo questo discorso. Capitalismo. Ci piace o non ci piace? E poi chiaramente me lo ricordo sempre quando sta finendo il discorso. Comunque scusate, non mi ricordo neanche. Non mi ricordo neanche che ho detto, vi dico la verità. Comunque il capitalismo fa schifo, ragazzi. Questo è innegabile, credo. Credo siano più o meno tutti d'accordo. Cioè, ormai ci siamo resi conto che piace solo a chi c'ha i soldi. Punto. E chi ha tempo per se stesso. E chi ha i soldi ha tempo per se stesso, di solito. È più o meno la stessa cosa. Secondo me il fantasma di Andreotti che è scocciato del fatto che non si parli di lui nonostante il titolo. Sì. No, ma in realtà abbiamo. Prima ne abbiamo parlato un po', ne abbiamo parlato. No, ma in realtà pure parecchio. Cioè, secondo me Andreotti si è portato un po' di segreti nella tomba. E vabbè, è il film perfetto per raccontarti questa cosa. Cioè, io penso che un film migliore per raccontare quella roba lì non poteva esserci proprio nella storia. E l'unico che è stato fatto bene, grande, per fortuna è stato fatto quell'idea lì, cioè quello là di Sorrentino, che è Divo. Poi Andreotti grande, mio fratello. Col tutto che non sono d'accordo pure col fatto, cioè non... va bene reggere i segreti per sorreggere la Repubblica anche in momenti di difficoltà, però... Magari, zii, potevi lasciare un fogliettino dove scrivi un po' di cose, eh. Oppure magari qualcuno l'ha lasciato e i figli hanno detto no, meglio di no. Può essere anche questa roba qua. O comunque chi di dovere ha detto no, meglio di no, che già qua è in casino. Può essere. Magari verranno pubblicato quando muore qualcuno. Sì, non la vedo. Non la vedo così irreale come cosa. Non la vedo così irreale. Magari roba segretata? Non penso. Perché mi sa che dovrebbero avere già desegretato tutto. E comunque non si trova. Cioè, sono abbastanza sicuro che sia certo il fatto che certa roba non si trova. Cioè, ma pure anche arrivandoci. Cioè, se è davvero questo incontro che sembra essere così. Che c'è stato tra Andreotti, il famoso bacio tra Andreotti e Rina. Se c'è stato. Non ci sarà mai una carta ufficiale che dice questa roba qua. Chiaramente, chiaramente. Dai. Secondo me sei troppo tranciante quando si parla di capitalismo. No, io parlo più. Io chiaramente parlo degli aspetti che viviamo tutti i giorni. Chiaramente, non degli aspetti buoni, perché vi ripeto, è il sistema migliore che abbiamo avuto fino adesso, però ci sono. Io conosco un tizio che aveva fatto 20 miliardi di dollari, anziché ritirarsi su uno yacht, ha fatto appunto un'auto elettrica, una rete satellitare per il web, avrebbe veicoli spaziali. No, ma infatti allora, io pure Elon Musk, cioè come figura, anche se è un po' controversa, non sono d'accordo con le sue idee personali, però nelle sue idee personali... Quando fa questa roba, sì. Poi mi fa un po' paura quello che fa con OpenAI, nel senso che dagli due è bellissimo, lo uso sempre, mi piace, fantastico, però vabbè, altre cose non lo so. Sembrano quasi roba da fanatici, però effettivamente si innestano in un mercato che tanto prima o poi ci sarà, quindi c'è il fatto che vogliono mettere dei controller visivi attaccati ai neuroni. E che in realtà, se, so che sembra strano, ma in realtà non è così. Non è così difficile da fare. Non lo so. Quella roba lì fa un po' paura a tutti, fa anche paura a me che sto nell'ambito, soprattutto perché sto nell'ambito. Cioè, non. Se metti un voltaggio un po' più, ma senza stare nell'ambito, se metti un voltaggio più un po' più elevato che si controlla con una piccola antennina wifi, cosa tranquillamente fattibile,
ammazzi una persona, cioè non ci vuole niente, no? Quindi e fare finta che questi problemi non ci possano essere, soprattutto in un ambito, puoi farlo anche con i cellulari, però i cellulari sono più conosciuti, cioè cellulare è già un discorso diverso. Invece vuoi mettere un dispositivo che ti impianti una volta dentro al cervello? Cioè, non mi va neanche di fare allarmismo, però no, è come il discorso che facevamo l'altro giorno nel nucleare. Sì, il nucleare ci piace tanto, io mi rendo conto che è l'unica soluzione a questa, a questo, almeno no, di impatto a questa situazione energetica qui, e però ci sono tanti svantaggi del nucleare, anche se non reali subito, potenziali. E non possiamo far finta che non ci sia quella roba lì, cioè. E ci sarà sempre, fare non vedere, ah no, non ci sono problemi, non funziona così. Poi usciranno prima o poi. Poi c'è la questione dell'anonimato su internet, sapete che sono completamente d'accordo con l'identità digitale, cioè sono io, posso avere solo una roba qui, oppure se ho più account sono sempre miei e se ci sono ripercussioni sul mio comportamento su una piattaforma ci stanno su tutti i miei account e non solo su uno. Cioè io sono completamente d'accordo per quella roba lì. Sono 100%, 100%, proprio non vedo cose negative, non sarebbe manco una cosa Black Mirror, perché uno dice, vabbè, voglio fare un solo account per un unico servizio, quindi solo un account per Twitch. No, semplicemente sei sempre la stessa persona, non si sa che sei te da fuori. Però intanto c'è legato la tua carta d'identità e tutto, eccetera, eccetera, e c'è più profili. Che tanto comunque nome e cognome si sanno sulle piattaforme, si sanno già tantissime cose. Quindi, cioè, non sarebbe neanche niente di così nuovo rispetto a quello che già c'è. Quindi, abbiamo solo vantaggi da questa roba. Dobbiamo mettere una cosa, l'auto elettrica esisteva da 10 anni, non si era mai vista o resiste e si vede ed è per merito suo, vero? Anche se lo sai tutti i discorsi dell'auto elettrica, cioè tutti gli impianti che tutto il costo e le spese, anche in costo di emissioni che si impiegherebbero, ed è vera questa cosa, ci sono studi veri, concreti, che uno impiega per rendere le auto elettriche alla portata di mano di tutti è lo stesso del consumo che si fa adesso ed è lo stesso del consumo che si vorrebbe evitare nei prossimi anni per poi creare problemi all'ambiente. Quindi questo non vuol dire che poi, cioè, molto spesso viene utilizzata come arma. Cioè di che si parla? Si parla attualmente di auto elettriche, di emissioni e costi ambientali, facciamo così, sì. Abbiamo appena parlato di capitalismo, però tanto più o meno lo stesso ambito. Comunque benvenuto, c'è Nexu. Questo che vuol dire? Che chiaramente le emissioni sono le stesse nella finestra temporale in cui vorremmo ridurre le emissioni, però poi dopo diminuiscono, perché comunque sono auto elettriche, cioè non si sta dicendo che poi non diminuiscono, cioè è la stessa cosa. Però noi vogliamo in questa finestra di 30 anni che si riducono le emissioni, se crea le stesse emissioni. E i 30 anni scadono, poi la fine del mondo succede. Cioè, quindi, questo che vuol dire? Che comunque sono completamente pro all'investimento con le auto elettriche, che tanto prima o poi ci ritroveremo. Però